Siamo con Francesco Fossi, qualificato per Londra 2012. Intanto ben trovato a Radio Manamanà. Grazie mille. Allora, parliamo intanto dell'emozione di aver raggiunto questa qualificazione a Londra 2012, che sarà la tua prima Olimpiade. L'emozione è grandissima, anche perché l'abbiamo raggiunta in quattro senza, che è una barca molto tecnica e dà molte soddisfazioni riuscire a qualificare una barca del genere. E in più i compagni di barca del quattro senza siamo, diciamo, cresciuti assieme, cioè sin dalle giovanili facevamo barca assieme e quindi eravamo un gruppo molto affiatato ed è stato molto divertente. Oltre sì, ho visto che siete tutti intorno a classe 88 circa, no? Quindi siete tutti ragazzi molto giovani. Sì, siamo il gruppo storico, diciamo, del quattro senza, siamo tutti ragazzi 88 come me, poi si sono aggiunti un ragazzo del 90 più giovane e poi un altro ragazzo che è un po' più anzianotto. Ma ecco, se dovessi pensare proprio alle Olimpiadi, io so che poi il discorso del villaggio olimpico, parlando anche con i tuoi colleghi, non è il massimo, perché so che vi hanno messo poi da un'altra parte, però in generale, diciamo, l'idea di poter far parte di questa Olimpiade cosa ti dà? Hai fatto il villaggio olimpico? Sì, dispiace molto, perché non siamo il villaggio olimpico con tutti gli altri sport, ma abbiamo occasione di andarci e prendere parte in una delle cose che è più bella delle Olimpiadi, appunto, quella di stare con altri atleti che magari vedi in televisione che hanno doti atletiche incredibili. Ed è veramente non vedo l'ora, diciamo. Senti, facciamo un passo indietro, anche con gli altri atleti che sono qualificati alle Olimpiadi, stiamo facendo un po' una storia, insomma, della carriera. Quando hai iniziato, perché fare canottaggio e come sei arrivato fino a qui, diciamo? Allora, io ho iniziato nel 2000 a Firenze, perché appunto sono di Firenze, nella canottiera di Firenze, però avevo 12 anni, quindi era poco più di un gioco, e piano piano, diciamo, mi ha preso come sport, perché è uno sport che crea molta parte molto divertimento, però anche spirito di competizione. Già le prime garette sono importanti, mi ricordo ancora lo stress delle prime gare, che è quasi più di quello di una qualificazione olimpica, perché uno da ragazzino non si rende conto bene di quello che sta facendo. Però poi piano piano è diventata sempre una cosa più seria, e già quando andavo al liceo mi allenavo due volte al giorno, la mattina prima di andare a scuola e poi il pomeriggio, e ho fatto i primi mondiali sempre con la canottiera di Firenze Under 18, e poi tre anni fa sono passato nel gruppo nautico Fiamme Gialle, che mi ha fatto fare un po' il salto di qualità, cioè, perché ora è una delle società migliori d'Italia per quanto riguarda il canottaggio, ma per quanto riguarda anche gli altri sport, perché hai la capacità, hai la possibilità di continuare a fare quello che vuoi, di fare la tua passione, il tuo lavoro, e quindi grazie a loro ho fatto anche i primi mondiali, il primo mondiale senior, abbiamo vinto il mondiale Under 23 sempre in quattro senza, e poi come tappa successiva del vinto il campionato mondiale in quattro senza abbiamo fatto la qualificazione olimpica e è andata bene. Senti, la programmazione in vista delle Olimpiadi, ormai mancano pochi mesi, gare, test? Ormai mancano 200 giorni, se non sbaglio, e abbiamo varie gare, tre gare di Coppa del Mondo in preparazione appunto delle Olimpiadi, per testarci un po' come ci collochiamo insieme alle altre nazioni, perché è molto difficile darsi una collocazione all'interno degli altri equipaggi, perché essendo sport che facciamo, perdiamo o vinciamo per 5 secondi, cioè è difficilissimo sapere bene uno come si colloca, e quindi vedremo. E intanto abbiamo raduni con la nazionale a Varese e a Sabaudia, e vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, notando anche le biografie di tutti voi, analizzando chi è laureato, chi comunque è iscritto all'università, passioni, hobby, riuscite a fare un po' tutto in realtà, nonostante lo sport agonistico a altissimo livello? Sì, perché il canottaggio soprattutto nasce in Inghilterra come sport universitario, e in tutte le altre nazioni del mondo è legatissimo a quello che è il rapporto accademico e il rapporto universitario, e in Italia questa cosa non è molto radicata, perché per vari motivi le università sono un po' diverse e tutto, però diciamo che grazie al canottaggio riusciamo a trovare uno slancio vitale che molte persone, molti coetanei non hanno,
e ci aiuta sicuramente, non è un limite, sicuramente è un limite in quanto devi impiegare molto tempo per allenarti, però riesci a trovare i modi migliori, riesci ad adattarti a ogni situazione. E il che non guasta in di questi periodi. Assolutamente, allora in bocca al lupo per le Olimpiadi, insomma magari ci risentiremo su Radio Manamana. Crepi, grazie a tutti.